Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 6 febbraio. Stamattina siamo passati all'Arena Duse per vedere se fosse iniziato l'intervento di riqualifica che doveva partire a gennaio. I lavori sembrano effettivamente iniziati con la delimitazione dell'area di cantiere, la posa del bagno chimico e la cartellonistica adeguata. L'intervento prevede la copertura in modo da poter utilizzare la struttura anche in stagionalità più ampia rispetto a quella attuale. Copertura utile anche per proteggere l'arena dagli agenti atmosferici. Ma non solo, darà un aspetto anche più curato, distintivo e caratteristico. Per la posa della copertura è necessario costruire pilastri in calcestruzzo, saranno 12 di un'altezza di 9,5 m. Per realizzarle intanto è stata tolta la terra sulle posizioni esatte. A seguire verrà installata la copertura vera e propria che sarà predisposta per la posa di pannelli fotovoltaici. Da una decina d'anni l'arena è abbandonata, ora per la sua riqualifica sono necessari circa 3 milioni e 900 mila euro. Si sfruttano i finanziamenti europei per la rigenerazione urbana volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. L'area tornerà ad essere quindi più che dignitosa ed era ora. Allora siamo alla camera, la pescheria della camera monolita e sui le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono circa sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime, una novità tecnologica. Aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo. Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata. C'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostrica. Nella Nuova Venezia di ieri è stato riportato un intervento di Fabio Bordignon che nelle premesse narra delle estreme difficoltà del Partito Democratico nell'intentare di raggiungere un accordo con il Movimento 5 Stelle. Un'alleanza che sembra non decollare in alcuna direzione. Detto ciò, l'articolo si focalizza principalmente sulla sanità. Citiamo testualmente: i dati demoscopici che indicano un drastico calo della soddisfazione della pubblica sanità, dopo un incremento durante la pandemia, la soddisfazione è diminuita in un modo significativo negli ultimi due anni, passando dal 48% del 2021 al 29% del 2023. Secondo il rapporto Gli italiani, lo Stato curato dell'Università di Urbino. Il dato si restringe notevolmente nelle componenti sociali più vulnerabili e nel mezzogiorno, afferma Bordignon, il che rende la sanità pubblica un tema politicamente cruciale e al contempo di interesse per il pubblico. Con tutto il rispetto delle opinioni di chiunque, ci sentiamo di aggiungere come età che di fronte a un bilancio regionale che destina l'85% delle risorse alla sanità in Veneto e a episodi come quello che si è verificato anche ieri sera a Chioggia, in cui un 66enne colpito da un infarto è stato rapidamente stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Mirano, tramite elicottero del 118, coloro che desiderano trarne vantaggio politico dai disagi che nel settore sanitario non possono certo mancare, dovrebbero però anche presentare soluzioni concrete anziché limitarsi a criticare. Biagion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biagion è anche molto altro, a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore. Dal 30 gennaio l'allerta rossa per l'inquinamento atmosferico persiste in tutta la provincia di Venezia, con livelli di PM10 e PM2.5 oltrepassati oltre la soglia consentita.
Queste particelle sottili sono associate a gravi rischi per la salute, creando un quadro preoccupante per la popolazione. Tuttavia, l'attuazione di interventi strutturali è ostacolata dalle caratteristiche della pianura padana, dai costi elevati e dalla complessità nel sostituire le motorizzazioni dei veicoli. Il consigliere regionale Marco Dolfin, settimane fa, ha sottolineato la complessità del processo di rottamazione di un migliaio di autobus entro un anno, riconoscendo la necessità di più tempo e risorse. Questa transizione, sebbene fondamentale, si presenta come una sfida a lungo termine. La carenza di trasporti pubblici, evidenziata anche dalle recenti riduzioni delle corse accettive a Chioggia, contribuisce ad aggravare la situazione, portando ad un inevitabile aumento del traffico privato. In aggiunta a queste problematiche si manifesta un paradosso significativo. Nonostante il GPL sia l'unico carburante fossile notevolmente meno inquinante, a Chioggia, per motivi assolutamente discutibili, è stato bloccato un impianto di GPL. Tale decisione potrebbe essere considerata come un monumento simbolico all'incapacità di pianificare le sfide ambientali senza cedere al partito del no a tutto, creando ulteriori ostacoli alla promozione di alternative più sostenibili. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Il contrammiraglio Filippo Marini, direttore marittimo e comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, ieri lunedì 5 febbraio ha visitato il convitto Istituto Tecnico Nautico Trasporti e Logistica Sebastiano Venier di Venezia. L'iniziativa ha avuto origine dagli Stati Generali per contrastare il moto ondoso, organizzati dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. In quell'occasione l'ammiraglio Marini aveva manifestato l'intenzione di organizzare incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e grado per avvicinare i giovani al tema dell'educazione marinara e affrontare la complessa questione del moto ondoso, che provoca gravi danni alla città di Venezia. L'ammiraglio Marini è stato accompagnato dal comandante Giulio Carniello e dal capitano Massimo Comelato, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Venezia, il quale svolge da tempo attività di sensibilizzazione presso molte scuole locali a Venezia e nella Gronda Lagunare. Durante la visita l'ammiraglio Marini ha partecipato a una conferenza con gli studenti e ha elogiato il progetto sperimentale navigazione interna e cantieristica navale presentato dal dirigente scolastico professor Michelangelo Lamonica. Il progetto, recentemente approvato dal MIUR, coinvolge diversi partner che in collaborazione con l'istituto scolastico mirano ad avvicinare gli studenti alle professioni e alle tematiche legate al mare. Devo contare i sassi in riga, riga a portare le barche. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.
Sull'articolo che abbiamo trovato sull'argomento si parlava di un fenomeno che si stava evidenziando da qualche giorno, ma l'articolo che abbiamo letto risale al 2023, lo scorso anno. Probabilmente è solo arrivato in Italia adesso, legato alla decisione europea di dare il via all'utilizzo delle farine di insetti nella produzione alimentare. Varie aziende riportano tra i loghi distintivi quello rappresentante una raganella con gli occhi rossi. Si tratta del simbolo della Rainforest Alliance, organizzazione non governativa la cui missione è lavorare al fine di garantire condizioni di vita sostenibili ai coltivatori, conservare la biodiversità e ciò che a questi temi può essere legato. Ora tale logo è al centro di teorie diffusi sui social con video virali che vogliono associare il marchio a prodotti contenenti farine di insetti e di rane. L'ONG ha respinto categoricamente l'accusa, relegandola tra le fake news. La scelta dell'utilizzo della raganella come simbolo e mascotte è dovuta alla sua importanza come bioindicatore. Molti supermercati hanno voluto rassicurare la clientela sul non utilizzo tra gli ingredienti dei loro prodotti di farine derivanti dagli insetti, come viene specificato nella lista degli ingredienti. Qualcuno suggerisce che tali fake news siano state orchestrate ad arte cercando di screditare l'attività di attenzione all'ambiente dell'ONG. Quindi la raganella con gli occhi rossi non è simbolo di farina derivante dagli insetti, ma dell'attenzione alla biodiversità di questa azienda. Le maioliche le trovi alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, una serie di detergenti, creme profumate per il viso e per il corpo e prodotti per l'igiene dalle fragranze evocative. I loro profumi ricordano luoghi e ambienti della nostra Italia, il loro design ricorda le classiche ceramiche della tradizione, simbolo di ricercatezza e raffinatezza. Le maioliche, un regalo unico, originale e prezioso. Alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, Chioggia, aperta tutte le domeniche mattina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 6 febbraio, è la farmacia al Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto. Ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.